di loro è Maxim Novoselsky, il figlio di Leonid Novoselsky, che è anche uno degli organizzatori del torneo, sì, che guardiamo con particolare simpatia. Ma anche Amirzade, io me lo ricordo. Amirzade, è vero, ma ce ne sono tanti, Bakuetila, Fodor. Esatto, Fodor. Fodor, esatto, va bene. Tanto è proprio Amirzade, che secondo me era uno dei migliori, nonché capitano. Sì, 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 sì. E allora scopriamo adesso questo Lugano e anche questa Juventus, che siamo curiosi di scoprire. La Roma ha fatto un'ottima figura nella prima partita, vediamo se la Juventus farà altrettanto. Iniziata dunque la partita con... Bello spunto da parte del numero 11, va via Garantola. Te lo ricordi? L'anno scorso era ancora piccolino, sì, e si era messo in mostra Simone Garantola. Sì, sì. Che però era ancora un po' piccino rispetto all'altezza, diciamo. Poi è normale che lo sviluppo dei bambini sia un po' diverso rispetto ovviamente al metabolismo di ogni singolo. E Garantola l'anno scorso, che ha fatto molto bene, però era piccolino, adesso mi sembra anche un po' migliorato anche fisicamente, si è alzato un pochino. La Juve che adesso riconquista un buon pallone e lo gestisce con il numero 10 Grosso, che ha provato a servire il numero 4 Buffandar. Il taglio è Mancino, visto un tocco di sinistro come suo padre, dovrebbe essere Mancino. Vediamo se. Vediamo, intanto Buffandar, Adam Buffandar, l'abbiamo conosciuto ieri, sì, che è il capitano, altissimo tra l'altro. Buffandar nato a Savigliano 11 agosto 2006, nell'estate, pensate, nell'estate più difficile della storia della Juventus, quella della retrocessione, quella di Calciopoli, nascono tutti questi ragazzi che adesso stanno vivendo, immagino, anche la tifosi della Juventus, la grande cavalcata, il ciclo vincente della squadra prima di Conte, ora di Massimiliano Allegri, sognando un giorno di vestire la stessa maglia. Intanto la vestono a livello di pulcini, che è una, bella soddisfazione assolutamente. Ecco ancora che se ne va Buffandar. Attenzione, perché potrebbe calciare in porta Buffandar, c'è la respinta molto buona da parte del portiere Criezzi, anzi no, è il un altro numero di maglia, perché Criezzi Zacca, ce lo ricordiamo, Zecca. Zacca. Zecca, Zecca. Ho scritto Zacca, eh sì, ma c'è stato corretto, cambio Zecca di vocale, va bene, come la settimana. Ora è Grosso, che ha provato a girarsi, ha colpito di destro, te lo dico, bene, calciato ambidestro. Di destro. Vedremo, perché chi sa calciare così bene di destro di solito non è Mancino, questa è una teoria che è del tutto personale. Va bene. Però i mancini usano il destro meno bene di quanto i destri usino il sinistro, quindi in questo caso, a parte Messi ovviamente, ma stiamo parlando di fenomeni assoluti. Ora pallone in profondità per il numero 11, proprio Garantola, che viene anticipato bene dal portiere della Juve, Lorenzo Piras. Ancora Juve con Casazza. Grosso, attenzione, Grosso con il destro, ancora Grosso, può calciare e alla fine in qualche modo si salva. Qui il portiere, però ci sono 2-18, ti faccio notare. Nel Lugano, nella mia distinta nuova. Non so, vedremo, staremo a vedere. Il portiere però mi sembra il 18 in quanto portiere, diciamo che quello giusto mi sembra il primo. Qui ha avuto un'esitazione Grosso, poteva calciare prima, si è fermato, ha cercato un dribbling di troppo, è stato alla fine rimontato. Comunque la Juventus partita bene, Lugano che però, pur essendo diciamo sfavorito almeno sulla carta, almeno per quanto riguarda il blasone e il nome, sta lottando e si sta disimpegnando bene. Ancora Juve pericoloso, adesso un pallone troppo lungo, viene rincorso dalla numero 8 Jannon, che però lo rigioca poi all'indietro per la giocata di Casazza. Si salva ancora il Lugano, ma la Juve si fa pericolosa e arriva alla conclusione Murata. Lugano che cerca di ripartire in velocità, alla fine però le viene buttato via. La Juventus adesso sta decisamente prendendo il controllo delle operazioni. Ancora sulla destra adesso il numero 4 Buffandar, guadagna rimessa laterale, la cede al numero 7 Luca Costamagna. Costamagna per Grosso, che gioca per Buffandar, viene fermato dall'intervento di Davud. Si va sempre sulla destra con Davud che copre il pallone sull'attacco di Grosso, la rimessa dal fondo per il Lugano, contrasto tra i due, e poi c'è un Grosso che cerca di chiedere un calcio d'angolo che in realtà non c'era. Inquadrato il piccolo Filippo Grosso, che vedete uguale a suo padre, praticamente identico, e insomma gli auguriamo una carriera quantomeno simile a quella del papà, che oltre al titolo mondiale ha anche vinto uno scudetto, tra l'altro con l'Inter, cosa di cui si ricordano in pochi perché uno dei protagonisti però era in rosa, e poi ha anche tentato l'avventura francese con il Lyon.
È vero, però insomma sicuramente il gol con la Germania sì, e ce lo si ricorda il per rigore quelle, per insomma, finale direi che verrà ricordato per sempre. Poi procura anche il rigore con l'Australia, cioè vero, lì. Attenzione alla traversa, la traversa del Lugano. Intanto decisiva la deviazione di Piras. Ora attenzione ancora Novoselski con il fuorigioco. Lugano. Sta per entrare Alessandro Ventre con il numero 9 intanto. Esce con il numero 10, proprio grosso. È uguale proprio al padre. È identico a livello fisionomico. Traversa colpita da Gioele Salvatore, uno spiovente deviato. Anche lui c'era l'anno scorso, ti faccio notare. È vero, deviato da Piras sulla traversa. Grande occasione per il Lugano. Attenzione. Allora. Lugano che insomma sembrava, anche a detta di Novoselski, che però insomma magari l'ha detta anche un po' scaramanticamente, essere la squadra un po' meno pronta, invece mi sembra comunque davvero meglio intanto dell'anno scorso, e questo va dato atto proprio al settore giovanile gestito di cui appunto è responsabile proprio Leonid Novoselski. Attenzione adesso a Costa Magna che prova a calciare, non si coordina bene però con il corpo per la battuta a rete che finisce lontanissima dallo specchio mentre viene inquadrata anche la ragazza che fa parte dello staff tecnico probabilmente del Chelsea. Allora lì aspettiamo tra poco l'ultima gara della mattinata. No, sì, direi che la prima l'ultima è pomeriggio. Questa, esatto. Certo. Però se vuoi continuare puoi proseguire oltranza. Va benissimo. Punizione per la Juventus di seconda per gioco pericoloso sul pallone. C'è il capitano Adam Bufandar con il numero 4, va a cercare un compagno, trova Ventre che si gira bene, viene raddoppiato. Cerca che gran conclusione dalla distanza da parte di Alessandro Ventre. Presa veloce, divertente, tante occasioni da una parte e dall'altra, per ora regge 1-0-0 sorprendente. E allora è Alessandro Zecca che però sbaglia, allora Costa Magna può approfittarne, attenzione Costa Magna, arriva il gol dell'1-0, Luca Costa Magna segna la Juve al 7° minuto. Il gol del vantaggio, l'errore però abbastanza grave qui di Alessandro Zecca che nel rinvio ha dato palla a Costa Magna tutto solo, non ha sbagliato il numero 7 per il gol del vantaggio, Juve avanti 1-0. Costa Magna, numero 7, nato ovviamente a Bra, provincia di Cuneo, 17 maggio 2006. Lui l'ha vissuto un po' il mondiale. Chissà. Aveva qualche mese, non dubito che avrà, abbia dei ricordi. Non esatto, avrà ricordi forse un po' sbiaditi, un po' annebbiati, però magari si ricorderà un po' di rumori e di magari prima di dire pappa, mamma avrà detto gol. Chissà. Lo chiederemo, lo chiederai tu se vuoi. Rimessa per la Juve, 8 minuti, Juve in vantaggio, Luca Costamagna, il primo gol della Juventus in questo torneo, per ora l'Italia si sta comportando bene, la Roma ha vinto, la Juve in vantaggio, sono le due rappresentative del nostro paese, ancora Costamagna mette al centro però le spiovette, è difficile coordinarsi, infatti il tiro è strozzato da parte di Ventre, la rimessa è per il Lugano, no in realtà la rimessa della Juventus, si è battuta velocemente, però di fatto la regalano a Lugano. Sì, perché qui Ventre non controlla benissimo, un po' forse anche spinto, mentre Novoselski si guadagna un fallo in questa situazione, dicevo forse un po' spinto da Cruezziu, numero 15. L'arbitro non ha segnato il calcio di punizione dalla panchina della Juventus, è arrivato il richiamo, arbitro, era fallo. E adesso il pallone ancora per la Juve con Ventre che prova a girarsi, palla dentro Costa Magna, ma attenzione c'è un fischio. Fuori gioco, pallone non può essere giocato in avanti verso un giocatore che occupi l'ultima zona del campo, il senso più o meno del fuorigioco a questi livelli è questo, è proprio un discorso simile a quello della pallanuoto, un pallone in avanti o del rugby. Il rugby vale a tutto campo, la pallanuoto vale negli ultimi 3 metri se non sbaglio, è proprio per incoraggiare anche il gioco di palleggio, il passaggio senza insomma andare per lanci lunghi o passaggi in avanti all'attaccante, mi sembra una regola di assoluto buon senso. Mentre siamo vicini alla metà del primo tempo, 0-1 per la Juventus, ma attenzione a Lugano con un'incertezza del portiere
Juventino, Giorgi, non Piras, ma adesso il numero 12 in porta, Alberto Giorgi, che era rimasto un po' fermo all'interno dell'area, è quasi... È Bufandar che salva tutto. Esatto. C'è una rimessa laterale per il Lugano, no, calcio d'angolo. No, calcio d'angolo per il Lugano. Primo nella partita per la formazione svizzera. Palla dentro, con calma può riconquistare il pallone Casazza. Costamagna va in profondità, prova a superare tutti con la sua velocità. Attenzione al numero 7, Costamagna prova la sterzata in area di rigore. Bravissimo qui Davud Omar a fermarlo. Dice 30 sul cronometro, Juventus in controllo della situazione. Il solo gol di Costamagna fin qui per Lugano, comunque si sta comportando molto bene. I favori del pronostico erano decisamente per la Juventus. Intanto si scalda proprio accanto a noi il numero 11, Leonardo Torriero. Attenzione perché recupera un ottimo cambio. Pallone la Juve, forse un altro fuorigioco, in effetti sì, era ancora al di là. Citiamo anche i membri dello staff tecnico della Juventus. Alessandro Calcia è l'allenatore, nato nell'82, ha 35 anni compiuti 2 settimane fa. Poi Francesco Salcone, Adriano Indino e Davide Pollone. Ecco il cambio, è entrato Torriero proprio al posto dell'autore del gol, Costamagna. È entrato anche il numero 10 del Lugano, si tratta di Nikola Ilić. Anche Ilić c'era l'anno scorso e anche lui secondo me segnò un gran gol su punizione. Mi ricordo questa cosa di Ilić, forse mi confondo con Ilicic, ma non credo. Non era così piccolo l'anno scorso Ilicic, ma non credo. 11:40, ritmo un pezzo un po' sceso, la Juve è più forte, si vede, e cercherà di arrotondare il punteggio nei prossimi minuti. Ancora Casazza, se ne va in velocità proprio su Ilić. Casazza, buono il cross con il sinistro, viene superato per un attimo numero 2 Davud, poi recupera palla. Tanto ti anticipo che nella Juventus ci sono in campo due gemelli, i gemelli Giorgi, Lorenzo e Alberto, nati entrambi il 18 marzo 2006. Uno è portiere ed è attualmente in porta, l'altro si sta scaldando, lo vediamo con numero 3 che sta per entrare. Ma dunque sono uguali? Si chiamano lo stesso cognome, questo non lo so, lo stesso cognome, nati lo stesso giorno, la stessa città, sospetto che siano, che siano parenti. Insomma, ti sei insomma lanciato in questa previsione che non so se... Cioè, sono, me ne voglia, sono anche, visti da qui da lontano, sono anche abbastanza simili anche come acconciatura e come... E come capelli. Sarebbe interessante vederli da vicino. Uno lo sto vedendo che è qua accanto a me, è Lorenzo Giorgi. E Alberto Giorgi invece è più lontano perché in porta, sì, in effetti sembrano simili, però insomma avremo modo. Nel frattempo qui Lugano prova a conquistare un pallone con il numero 12, si tratta di Bakvetila Ruben Laia. Sarebbe interessante anche vedere dove sono, di che nazionalità esattamente siano. Ecco qui Giorgi, l'altro Giorgi, che entra in campo. Strano perché i gemelli di solito non sono uno un portiere, sono nello stesso ruolo, simili comunque, magari comunque di movimento. Beh, è raro che sia un portiere. Filippini, ma... No, anche non so, i. Basta, sono finiti. I De Burra, che però in effetti erano un attaccante e un difensore. Attenzione ancora alla Juventus con il numero 6, Casazza, che cerca compagni, poi allarga dietro per Lorenzo Giorgi, fermato dall'intervento del giocatore del Lugano. Riparte poi Kriezi. Ilić. Ilić, sì sì, ecco, giusto. Ilić con il numero 10. Lugano che comunque si sta comportando bene, non ha rischiato imbarcate, ci è molto lontano, però è una squadra che si sta comportando molto bene all'altezza di uno dei vivai più importanti d'Italia, a riprova del lavoro eccellente messo su da questi in questi anni dallo staff tecnico del Lugano, che organizza anche questo torneo e dunque ha un motivo ulteriore per fare bene, per fare bella figura. Ti ricordo che tra l'altro ha colpito anche una traversa sullo 0-0, poteva passare in vantaggio, adesso attenzione, anche qui poteva starci forse il fuorigioco, in realtà è partito probabilmente dietro la linea della difesa del Lugano grosso.
anzi era il numero 9 Ventre, chiedo scusa. Si lotta a centrocampo, c'è un grande agonismo, proprio come nella partita della Roma. La squadra italiana non hanno magari la... non sono schiacciasassi come quelle straniere, come l'Atletico, come l'Ajax, però stanno comunque lottando su ogni pallone. Ancora il numero 10 della Juventus, l'ottimo grosso che ti confermo essere destro di piede. Ok, allora basta, abbiamo risolto questa. Sei sicura? Sì, sì, possiamo sì, stabilirlo. Giocava adesso, ti farò adesso appena riconquista il pallone, ti faccio vedere. Ora eravamo un po' impallati da il tecnico della Juve, ma insomma era abbastanza chiaro come giocasse nello stretto proprio con il piede destro per cercare la protezione del pallone. Ancora Lugano che gestisce qui, poi però c'è Giorgi che anticipa di netto, ancora grosso, attenzione, grosso con il destro a giro, grosso ha tentato questa conclusione molto bella, la del Piero, anche se si chiama grosso, però a destro a giro molto bravo, qui ferma il pallone col sinistro, poi guardate però col destro come se la sposta e la mette lì dove non poteva arrivare il portiere. È stato bravo perché di solito il giocatore a questo punto cerca la soluzione più facile, cioè piazzarla a raso terra e per centrare quantomeno lo specchio. Lui invece è stato più ambizioso, ha cercato l'incrocio alto e è nato anche molto vicino alla rete. Bravo, bella personalità anche la sua. Da giocatore, d'altra parte, ecco, abbiamo parlato nei giorni scorsi di giocatori come Federico Chiesa, oppure Simeone, che nascono calciatori, sono giocatori che hanno ereditato dai rispettivi padri l'agonismo, la competizione, lo spirito di squadra, e vale il discorso anche per i ragazzi più piccoli che diventeranno calciatori tra qualche anno. Ancora la Juventus con il capitano Bufandar che va a colpire il sostegno della rete. Illusione del però gol. Forse c'è una deviazione, sì. Quindi calcio d'angolo, va grosso dalla bandierina e calcia con il destro, quindi? Assolutamente sì. Ho vinto. Non c'è... sì. Si avvicina anche Schiavone che tra l'altro ha un cognome abbastanza importante perché è un giocatore che ora è in prestito, anzi è passato dalla primavera della Juventus, ha giocato allo Spezia, attenzione adesso però al tentativo del Lugano, arriva il pareggio del Lugano con il numero 12 Bakvetila al 18esimo. Un contropiede completamente scoperta la Juventus sul calcio d'angolo che avevamo commentato, l'errore di Schiavone che dà il via al rapidissimo contropiede del Lugano. Guardate quanto è veloce questo Ruben Bakvetila, e Giorgi forse poteva fare qualcosa di più sul primo palo, però velocissimo Ruben Laia Bakvetila, 13 febbraio, nato in nazionalità svizzera, ma è, chiedo un aiuto sulla, come dire, sulla cittadinanza, nazionalità che mi lascia un po' perplesso. Lo chiederemo anche allo staff del Lugano perché ci sono varie nazionalità, abbiamo un russo, un kosovaro, un croato. Sulla nazionalità AO devo dire che sono un po' spiazzato, impreparato. Allora immagino sia una nazione africana, potrebbe essere, però insomma ve lo diremo tra poco. Pareggio del Lugano a 2 minuti dall'intervallo, 1-1 Lugano, risultato sorprendente per quanto riguarda questa partita. E poi c'è il gol di Adam Bufandar, gran gol del capitano della Juventus che torna subito in vantaggio e viene rincorso e va in panchina a prendersi l'abbraccio del suo allenatore. 2-1 la reazione della Juventus che torna subito avanti con un gran bel gol da fuori area, tocca soltanto il portiere del Lugano, nulla può su questo destro molto ben indirizzato. 2-1 Juventus, partita che si ravviva nella finale con Bakvetila e Bufandar. Ho scoperto la nazionalità ed è, dammi un indizio, vorrei farti un indovinello per è famosa, è nota. Beh, A inizia per A. Angola, bravissimo, direi che insomma, sei stato molto attento, molto bravo, non ci sarei arrivata io se non avessi letto, quindi attenzione ancora a Lugano però che prova a farsi vedere, ha la possibilità di calciare in porta qui il numero 7 Salvatore, Gioele Salvatore, poi un rimpallo stava per favorire Grosso, alla fine Lugano si salva, prova a ripartire immediatamente. Pallone in avanti, ancora gestito dalla Juve, si lotta per il possesso, mette un po' di ordine qui la squadra bianconera.
poi alla fine riconquista Cruezio, che ha un nome particolare, Ron, con due R. Ron Cruezio. Sarei curiosa del codice fiscale. Beh, essendo tante consonanti è più facile. Ron KRZ. Viene in mente Dado Perso, che ne aveva anche lui soltanto una di vocale. Sta finendo il primo tempo, Juventus avanti 2-1, siamo alle ultimissime battute della prima parte, c'è tempo forse per un'ultima azione del Lugano che si propone con il numero 5 Emirzad, mette al centro un pallone che attraversa tutta l'area del rigore, poi termina in fallo laterale e finisce 2-1 il primo tempo, le reti di Costamagna, momentaneo pareggio di Bakvetila, 2-1 di Bufandar, a tra poco per il secondo tempo. Secondo tempo allo stadio Chiggiato di quest'ultima partita della sessione mattutina del 22 giugno, Lugano-Juventus, 2-1 il punteggio per la formazione italiana, Costamagna, Amirzade e Bufandar, i tre marcatori, con la Juve che è subito all'attacco per andare a rimpinguare il bottino, ma il Lugano sta facendo un'ottima figura. Assolutamente, Lugano che è migliorato rispetto alla scorsa stagione, ce l'aveva preventivato un po' Leonid Novoselski, ma devo dire davvero una squadra di qualità, di buon possesso palla, è vero, magari manca un po' di fisicità anche nei confronti della Juve, però insomma. Insomma, Juventus che comunque si dimostra per ora onorare il pronostico che la vede favorita. Nel pomeriggio torneranno in campo queste due squadre per affrontare rispettivamente, anzi saranno le ultime gare di giornata. Comunque rispetto ai figli d'arte, sì? Mi riferisco a Zachary Giggs, mi riferisco a Grosso, devo dire che Grosso è veramente forte. Grosso sì. Sembra comunque interessante. Cioè, oserei dire che potrebbe far meglio anche del padre, ma un po' perché è vero che. No, è vero anche che il ruolo ovviamente cambia, quindi hai più visibilità, no? Giocando magari trequartista o mezza punta, come in questo caso sta facendo, però devo dire che mi sta piacendo molto. Anche qui, adesso nella protezione del pallone in area di rigore, viene poi raddoppiato e fermato. Ancora Bakvetila, l'autore del momentaneo pareggio del Lugano. Bakvetila cerca di andare su questo pallone, attenzione al retropassaggio, alla fine se la cava molto bene la Juve. Qui c'è il numero 7, si tratta di Salvatore, che è andato a chiudere. Chiudendo il discorso di prima, il programma del pomeriggio prevede Lugano-River alle 19.30 e alle 20.20 Juventus-Chelsea, quindi se Antonio Conte è all'ascolto sappia che alle 8.20 in streaming può guardarsi anche Juventus-Chelsea. Sì. Insomma, magari dare un'occhiata anche al settore giovanile di entrambe le squadre, magari per qualche idea un po' prematura forse, però non si sa mai, bisogna sempre guardare avanti. Juventus in vantaggio, Costamagna, autore del gol dell'1-0 con le mani, biondissimo questo bambino che ha già sbloccato il risultato. Grosso, un bel pallone in mezzo, anche se non c'erano molti compagni, proprio Costamagna dalla parte opposta cerca di allargare, il Lugano si salva e prova a ripartire, pallone tenuto alto per ora, un po' di confusione, batti e ribatti, riparte la Juventus. Abbiamo parlato abbastanza dei difensori della Juventus, li avevamo più lontani da noi, adesso li possiamo vedere meglio. I possibili eredi, tu dici? Non si sa mai, una squadra che ha sempre, migliore del mondo, ha sempre avuto una fase difensiva di livello, e dunque Corrado Jannon con il numero 8, poi c'è anche Lorenzo Giorgi con il numero 3. Esatto, il nuovo Chiellini, chissà. Così, quantomeno per numero di maglia. Glielo auguriamo, e poi anche il numero 6, Gabriele Casazza, che gioca in realtà un po' più a centrocampo. Sì, molto bravo Casazza. La Chedira. Sì, esatto, un giocatore mancino, quindi comunque, però mi è piaciuto molto, attenzione a Grosso, ma si alza la bandierina. Cioè, dell'assistente, era comunque fuori gioco, Grosso non è riuscito però a mettere alle spalle in ogni caso del portiere. Era un po' pochettino sguarnita come attaccanti puri la Juventus, abbiamo visto Ventre che però è entrato in panchina, un Grosso che è più appunto un fisico da trequartista, da seconda punta piuttosto che da attaccante vero, e proprio intanto smanaccia il portiere del Lugano. Bravo comunque Zecca. Bravo, sì, in qualche modo in due tempi la porta a casa, una conclusione. Era forte la conclusione di Casazza. Cioè, è stato molto bravo con la mano di deviare Zecca. Adesso qui prova ad avventarsi sul pallone Giorgi, che rimane giù per l'intervento in contrasto con Gioele Salvatore. Allora deve entrare lo staff della Juventus proprio per assicurarsi delle condizioni di Giorgi, che nel frattempo però si è rialzato.
mentre ora il caldo sta facendo sentire, giocatori che vengono bagnati in testa, cioè i bambini ovviamente, perché fa davvero molto caldo. C'è un po' di venticello che comunque sì, aiuta le però condizioni, la sopportazione è peggiore questa, sì, climatica però. Stefano Croce in campo, proprio forse per Giorgi, che però è in piedi ma viene credo accompagnato fuori dal campo, dunque il cambio c'è già stato. Con numero 2 Stefano Croce, 2 aprile 2006, nato a Cirié. Anche lui, sì, siamo dalle parti Torino, di Torino, no? Provincia di Torino. Sì. Anche per lui è un esordio, non ha giocato neanche un minuto nel primo tempo. Ora in mezzo al campo gestisce il pallone Iannon. Buono il recupero da parte del Lugano, che stava per perdere un pallone sanguinoso, come si dice in questi casi. Attenzione al numero 9, si propone Loco Rotondo. Ancora il numero 9 che prova ad andare ad accentrarsi in area di rigore per avere una miglior visibilità della porta e quindi una ampia possibilità di calciare, viene fermato però sul più bello. Ancora Lugano che prova a reagire allo svantaggio immediato, poi dopo il pareggio di Bacvetila, che adesso riconquista palla. 15, e cioè parliamo naturalmente di Cruezziu, che però non è riuscito a servire un compagno. E allora Costamagna ricomincia da destra. È un motorino lì a destra, Costa Magna, la di Livio. Sembra anche più tecnico di Livio. Sì, sì, beh, insomma, proprio... anche di Livio non era male tecnicamente. Sì, però ecco, è un giocatore anche più spiccatamente offensivo. Lo vediamo il piccolo Giorgi, che è tutto a posto comunque, in piedi, nulla di grave per lui. C'è una rimessa in attacco per la Juventus, l'effettua proprio Costa Magna. La palla viene ancora giocata dalla Juventus al limite dell'area, però non è allargato per l'arrivo da parte di... Torriero con Torriero, 11. Anche lui nato il 18 marzo 2006, pur non essendo gemello dei due Giorgi, è di fatto nato lo stesso giorno, sì, quindi una giornata propizia quel 18 marzo 2006 in tanti, casa Juventus. Tanti pesciolini esatto, per quanto riguarda il segno zodiacale. Esatto. Ora è Grosso che prova a liberarsi, poi... vabbè, ha voglia di far bene Filippo Grosso. Sì, non ha neanche, diciamo, un protettore nessuno. Attenzione Lugano. Qui va giù anche Bacvetila, colpito forse un po' duro. Attenzione all'occasione per il Lugano. Ancora Bacvetila, calcia dalla distanza, un'altra chance. Calcia adesso il numero 2, poi sotto porta, si fa sfuggire, gol del pareggio. Ancora Bacvetila e la doppietta per Bacvetila al settimo minuto del secondo tempo. Bacvetila, straordinario davvero. Intanto aggancia Morfio Fernandez in testa quasi a canoniere. Qui allora il tiro ribattuto, la palla si impenna, miracolo di Giorgi, poi Bacvetila di sinistro, un tiro destro e sinistro, segnato con tutti e due i piedi. Davvero notevole questo giocatore, di origine angolana. 2-2, insomma il risultato. Intanto vediamo Leoni di nuovo, inquadrato con una certa soddisfazione che gli si leggeva in viso. Lugano Juve 2-2, risultato davvero sorprendente, perché insomma del Lugano più che altro io mi ricordo un dispiacere per l'Inter più che per la Juve. Non erano ancora neanche in progetto questi bambini nel 95, quando il Lugano aveva eliminato l'Inter in Coppa UEFA andando a vincere proprio a San Siro. Attenzione Grosso che calcia col destro, potentissimo, un bel tiro, alto, non ha avuto attraverso la precisione ma c'era la forza. Insomma, parliamo un po' di questo Ruben Laia Bacvetila. Abbiamo detto che l'Atletico aveva giocatori eccellenti, chiaramente fare 7 gol aiuta a salire in classifica marcatori, ma una doppietta, una partita vita 2-2, mette ancora più in mostra un giocatore. Ancora vediamo qui che continua a fare il diavolo a 4, e qui viene fermato credo in fuorigioco. Ma è una minaccia costante per una difesa della Juventus che sta davvero soffrendo la velocità e la tecnica anche di questo giocatore, molto molto interessante. Hai visto il no look di Grosso poco fa per la sponda Costa Magna? Davvero un giocatore, un ragazzino forte, già pronto mi sembra, comunque rispetto agli altri ha delle giocate interessanti, grande personalità, come dicevamo, forse anche più semplice se tuo padre è un calciatore di livello, no? Hai un'educazione dedita al calcio fin da subito. Intanto il possesso palla è per il capitano Armizzade del Lugano. Ora però spinta all'indietro la squadra svizzera dal pressing alto della Juventus che copre bene gli spazi. Ancora Bacvetila, questa volta fermato molto bene da Croce. Ancora Bacvetila, una chance per il tocco corto dove c'è l'ottimo possesso palla di Fodor e poi il tiro in porta viene bloccato senza problemi da Giorgi. Costa Magna, ancora lui sulla destra, davvero un
Movimento al libero, era quello, movimento al libero? No. Come? C'era stato movimento al libero, ah, forse di non dentro. Mi sono accorta adesso che stavo guardando un'altra cosa. Attenzione Bakvetila, ancora Bakvetila, potrebbe calciare, lo fa col sinistro, chiude bene questa volta il proprio palo, il proprio angolo, qui Giorgi. Sa che vada, e si è imprendibile in velocità per tutti i difensori della Juventus, è sospetto anche per molti, quelli di molte altre squadre, questo ragazzo, che siamo curiosi di vedere anche nel corso del pomeriggio, perché in velocità è un giocatore davvero inarrestabile. Non c'era l'anno scorso Bakvetila, vero? Mi sa di no, non lo ricordo, altrimenti appunto lo ricorderemmo, sì, immagino. Sì, no, dai, direi che ce li ricordiamo abbastanza tutti. Poi pian piano, leggendo i nomi, le distinte. Bakvetila. Buono il controllo, tra l'altro. Se ne va con l'1-2, bellissima l'azione di Bakvetila, qui molto altruista, cerca un compagno al centro, nessuno aveva seguito l'azione però del giocatore di origini angolane. Chiede il cambio però Bakvetila, deve essere più o meno distrutto. Sì, qui anche un ma po' di stanchezza. Però, hai visto? 1-2. Anche un po' di stanchezza, non aveva più, ha cercato di liberarsi, sì, del pallone sperando che ci fosse qualcuno, non c'era. Entra Novoselski, Bakvetila però con un destro-sinistro è andato via in velocità al diretto avversario. Bella giocata. Cooling break, se così si può dire, per la Juve, che appunto siamo ai 30 gradi, anche di più delle 13. No, non è facile giocare a calcio, sarà più comodo giocare di sera, tarda sera, cioè tardo pomeriggio. Sì, poi quando ci sarà l'invasione delle zanzare tigre te lo ricorderò, quando questa frase narrà. Infatti sarà più facile giocare ma non commentare probabilmente, però è un nostro problema. È Bakvetila congratulato da tutta la panchina, c'è grande concentrazione, ci credono molto che quelli del Lugano, vediamo anche segni di carica, di incoraggiamento per tutti i giocatori che stanno davvero portando per ora a casa un risultato insperato. Mancano circa 10 minuti, c'è stata un'interruzione proprio per il caldo, adesso si riprende a giocare naturalmente tra qualche istante. 10 minuti circa alla fine e la Juve è in difficoltà, 2-2, ma da qualche minuto Lugano sta addirittura andando per i 3-2 addirittura. Tra l'altro Bufandar poco fa stava, mentre c'era appunto il gioco fermo, stava dando indicazioni ai suoi compagni di squadra su come muoversi, sembrava già veramente un adulto. Sì. È il capitano, leader anche lui di questa Juventus, i pulcini della Juventus, classe 2006. Adesso è... si riprende a giocare. Criezu. Anzi, Cruezio, chiedo scusa. Bakvetila che nel frattempo si è ripreso ed è tornato in campo. Forse voleva soltanto bere, non sapeva che c'era la possibilità comunque di fermare per un attimo il gioco. Molto bene, ancora il Lugano in fase difensiva, prova ad andare sull'esterno, servito ottimamente Loco Rotondo. Rientra, poi calcia sul secondo palo con il destro, arriva con un attimo di ritardo Bakvetila, arriva soprattutto in anticipo Giorgi. Ecco Grosso, può andare in velocità Grosso, il pallone centrale viene fermato dall'ottima diagonale a centrocampo da parte di Amirzade. Attenzione perché le squadre in questo momento sono molto lunghe, ora il brutto controllo in mezzo al campo da parte di Loco Rotondo ha permesso il recupero palla alla Juve. Pallone per Grosso, vediamo se riesce a raggiungerlo prima che finisca sul fondo, non mi sembra che ci sia riuscito, infatti è così. Ci ha provato però Filippo Grosso, sembra Parvio, molto... Sembra stanca anche la Juve però, il caldo è difficile da reggere per questi bambini e il pareggio potrebbe anche essere il risultato con cui si arriva alla fine, secondo me, chissà. Mancano ancora 8 minuti, ancora molto lunga. Loco Rotondo va in percussione, cerca lo scambio, riuscito, Loco Rotondo, guarda il portiere, rete! Che bel gol! E Lugano in vantaggio, guardate come festeggiano i bambini del Lugano, l'esultanza, braccia concerte di Loco Rotondo, Alessandro Loco Rotondo, 3-2, Juventus sotto ed è la prima grande sorpresa per ora, se così sarà, di questo torneo. Ti ricordo che avevi appena detto finirà in pareggio. Non ho detto 2-2 però, ho detto pareggio. Una sentenza come sempre. Allora eccolo qui, tra l'altro bellissima l'azione, tutto di prima e poi destro a giro, imparabile. Di chi è il passaggio di ritorno? Non sono riuscito a trovare il... Direi di Gioele Salvatore, se non vado errata, mi sembrava il numero 7 ma non ne sono sicura. Intanto è rimasto giù Bakvetila, che ora però si rialza. C'è grande partecipazione sulla panchina del Lugano, sono tutti in attenzione piedi. Alla Juve però reagisce immediatamente con Costa Magna che prova a mettere al centro, deviazione angolo. Sono tutti in piedi, anche i parenti, li vediamo dall'altra parte della tribuna, molto molto partecipi per questo grande
risultato che stanno per ora trovando i ragazzi del Lugano. Direi però, che è il più bel gol su azione. Più bel gol su azione, dici? Sì, mi è piaciuto molto. Dopo quello di Pietro, no, del PSG, su azione manovrata, sì, dici? Esatto, su azione globale. Sì, può stare. Un po' di immagini anche dagli spalti, Juventus che deve almeno, quantomeno, pareggiare. 6 minuti alla fine, Juventus 2, Lugano 3. È vero, sorprendente, però attenzione al pallone recuperato e poi calciato male però da Ventre sul fondo. Palla gol importante per la Juventus con un errore ancora in disimpegno della formazione svizzera. L'anno scorso era arrivato penultimo il Lugano, se non ricordo male, settima classificata. Quest'anno partono davvero alla grande, con la possibilità anche di provare ad arrivare nella fase di eliminazione diretta, chissà, vediamo. Attenzione perché viene fischiato un fallo a Bakvetila, se no era 3 contro 1. Punizione per la Juventus che recupera il pallone e lo allarga. 5 minuti ancora da giocare, il tentativo dalla distanza, di poco alto sopra la traversa. Sembrava in traiettoria, o meglio, controllava la traiettoria zecca, ma insomma, gran bel tiro. Dire che paga un po' una certa leggerezza in attacco, bisogna dire. Sta per entrare e rientrare Leonardo Torriero col numero 11. Sembra comunque un po' troppo leggera come squadra per... Attenzione al recupero palla qui di Grosso. Ancora Lugano che gestisce il pallone. Adesso però la Juventus ha avanzato una decina di metri il suo baricentro. Però attenzione perché può dare spago alla velocità di Bakvetila. Duello di velocità con il numero 4, Bufandar. Ancora Bakvetila, ancora Bufandar. Bravissimo, sono i due giocatori più forti, sì, delle due squadre. La rimessa è della Lugano però che guadagna metri e secondi soprattutto. Buono ancora la giocata qui da parte di Fodor, però non riesce poi a mettere al centro con precisione. E allora rimessa per Giorgi, che ha fretta ovviamente. Pallone portiere proprio... Piras adesso della Juve, è tornato il numero uno tra i pali, sono alternati. Attenzione Novoselski, maglia trattenuta abbastanza vistosamente qui. Pallo detto da parte di... Chiavone, se sì, non sbaglio. Sembra di sì. Posizione per il Lugano che anche per un po' di stanchezza si prende qualche secondo. Attenzione a Mirzade che secondo me è l'ultima squadra, è l'unica squadra quella del Lugano ad avere i nomi sulle maglie. Sì, non è un nome, è un sponsor forse. Non lo so. Quindi non riesco a leggere. Bello alto Mirzade, bello piazzato. Va in porta, mamma mia, che cosa ha calciato a Mirzade, bravissimo, però Piras a mettere in angolo. Bella parata questa, gran parata, una cannonata incredibile da 20 metri, bravissimo Piras a due mani, alzare in angolo, grande parata, grande punizione, non sono i nomi, sono uno sponsor, esatto. Vabbè. Resta in attacco il Lugano, la Juve è un po' scesa di freschezza e di concentrazione, Lugano qui butta via il pallone, 3 minuti. E allora Giorgi per la rimessa laterale. Tanto Torreiro ancora non è entrato in campo. Torriero, chiedo scusa. Torriero. C'è grande entusiasmo sugli spalti, sono molti naturalmente i sostenitori del Lugano. Anche molte bandiere, anche il Lugano, i colori sono bianco-neri peraltro, quindi si confondono un po' con quelli della Juventus. Sì, è vero. Ora c'è il possesso palla per Bufandar, vediamo se riesce a inventare qualcosa. Palla dentro per Grosso che arriva su questo pallone, ancora Grosso, cerca il traversone, trova una deviazione. Altro corner. Calcio d'angolo Juve, 2 minuti, da un calcio d'angolo per la Juve era arrivato poi il gol dell'1-1, quindi la Juventus deve fare anche attenzione. Rientra Torriero per gli ultimi secondi, siamo a 120 secondi dalla fine. Lugano che non porta nessun giocatore fuori dagli ultimi 20 metri, sono tutti dietro per proteggere questo incredibile risultato. 3-2, due palloni in campo, si perde tempo.
una partita vera, insomma. Sì, pallone in mezzo. Riesce a smanacciarla Zecca, eh? Attenzione, ancora una possibilità. Grosso, alla fine il pallone che rimane lì, e incredibilmente Ventre aveva la possibilità di mettere in porta da metri zero e non trova però il tempo giusto per intervenire su questo tap-in facile facile. Lugano che si salva, brivido sulle tribune per Novoselski, attenzione, lanciato in profondità Bakvetila, qui è bravissimo Piras a uscire alla Neuer da libero aggiunto. E allora si sostiene dalle tribune la squadra svizzera con Loco Rotondo, l'autore del gol che sta decidendo questo match. Ancora Loco Rotondo che ha visto una deviazione ma l'ha vista anche l'arbitro, allora sarà rimessa laterale. Un minuto alla fine, Juventus sempre sotto, Lugano che riprende a giocare, soprattutto a, secondo me, fare anche un po' scorrere il cronometro. Non hanno molta voglia di affondare, i giocatori svizzeri preferiscono far passare questi 40 secondi più recupero che mancano alla fine. Bakvetila, ancora lui. C'è Novoselski palla... che chiede palla, un po' timida quella calciata da Bakvetila, e allora Fodor, ma la rimessa laterale per la Juve. È la partita più accesa agonisticamente di quella che abbiamo visto. Sì, c'è grande agonismo perché Lugano davvero se la sta giocando, per usare un brutto termine, alla morte, perché è un brutto termine per dei bambini, però con grande voglia di portare a casa il risultato. Palla in mezzo, troppo lunga, deve rincorrerla ma non ce la fa Torriero. Il giocatore Torriero, e allora rimessa Lugano. E mancano 10 secondi, vediamo se ci sarà recupero. Attenzione Bakvetila, adesso può andare con il pallone dentro per Novoselski, si sarebbe trovato a tu per tu con Piras. C'è il rammarico del piccolo Novoselski, Maxim, adesso è Loco Rotondo. Chiedono di tenerla, sì. E invece la perde, e allora schiavone per Grosso. E poi però ferma tutto molto bene Amirzade, ancora possesso per la Juve, una possibilità per la squadra bianconera con il pallone però rilanciato verso Bakvetila. 40 ovviamente secondi, c'è stato anche il time out. Cooling time out, quindi è normale che si prosegua. E allora sarà Croce per la rimessa laterale direttamente in area di rigore, il colpo di testa da allontanare, ancora Croce prova col sinistro, si fa spazio Bufandar forse con un fallo, alla fine in qualche modo Grosso viene recuperato e raddoppiato. Qui è Loco Rotondo che non riesce a tenere in campo questo pallone. Un minuto e venti quasi, oltre il quarantesimo, si continua a giocare, c'è stato appunto l'interruzione per il time out, butta via la palla la Juve, non ha grande lucidità la formazione bianconera in questo finale, la rimessa è per il Lugano, c'è grande agitazione, positiva naturalmente, il calcio è un calcio a 10 o a 30 anni evidentemente. Sì, è la stessa cosa per tutti, Croce va direttamente in porta, si accascia senza problemi, Zecca. E finisce qui, può esplodere la gioia del Lugano mentre c'è tanta amarezza da parte di Alessandro Calcia in panchina per la Juve, dice abbiamo sbagliato troppo.